Troviamo la via Paolo Andreani poco prima o poco dopo i giardini della Guastalla. Paolo Andreani nacque a Milano il 27 maggio 1763 in una famiglia nobile e fin da giovane si distinse per il suo spirito irrequieto e curioso. Figlio di Giovanni Pietro Paolo Andreani e Clementina Sormani, Paolo era il più giovane di quattro fratelli. Cresciuto sotto la tutela del fratello maggiore Gian Mario, Paolo sviluppò tanti interessi, che spaziavano dalla poesia alle scienze, e furono proprio queste ultime a catturare definitivamente la sua attenzione. Il giovane conte, infatti, rimase affascinato dalla straordinaria impresa dei fratelli Montgolfier, in Francia ovviamente, e decise di replicare l'esperimento sul suolo italiano. Fu così che, grazie alla collaborazione degli ingegnosi fratelli Gerli, Paolo tentò il suo primo volo in mongolfiera il 25 febbraio 1784, nella sua villa Moncucco, che oggi fa parte di Brugherio. Sebbene si sollevò solo di pochi metri, fu un successo che lo incoraggiò a pianificare un volo pubblico il 13 marzo dello stesso anno. Invitò l'imperatore Giuseppe II, che non solo declinò l'invito perché sicuro del fallimento, ma anche, sembra, che pagò i fratelli Gerli per non assistere più Andreani. Nonostante questo, Paolo non si lasciò scoraggiare. Anziché farsi fermare dalla defezione degli ingegneri, sostituì i fratelli Gerli con due coraggiosi e parrebbe ubriachi contadini locali, Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago, e riuscì a salire a ben 1537 metri d'altezza, percorrendo 8 km fino a Caponago. Questo volo segnò la storia dell'aeronautica in Italia e fece di Paolo Andreani una celebrità. L'eco della sua impresa giunse fino a Parigi, dove venne invitato dall'Accademia Reale. Tuttavia, Paolo decise di abbandonare l'aerostatica per dedicarsi a una nuova avventura, l'esplorazione. Nel 1789 partì per il continente americano, dove intraprese un viaggio epico attraverso i Grandi Laghi, visitando e studiando le tribù native americane. Le sue osservazioni su questi popoli e sul territorio rappresentano un contributo importantissimo alla conoscenza etnografica e storica dell'epoca. Con l'avanzare degli anni, Paolo decise di fare ritorno in Europa, ma il suo desiderio di rientrare in patria fu ostacolato da diversi problemi, tra cui la sua crescente malattia e i sospetti politici austriaci. Si trasferì quindi a Nizza, dove visse gli ultimi anni della sua vita in condizioni di povertà e malattia, fino alla sua morte, l'11 maggio 1823. Ancora oggi la città di Brugherio mantiene viva la memoria di questo straordinario personaggio e del suo storico volo in mongolfiera. Ogni 13 marzo si commemora questo evento straordinario celebrando il coraggio e la visione di un uomo che ha osato spingersi oltre i confini del possibile.